Oltre 2 anni di pandemia hanno lasciato cicatrici evidenti e in alcuni casi indelebili sul corpo ancora ferito del paese. A pagare il tributo più alto sono stati come sempre i più vulnerabili, a cominciare da bambini e adolescenti. È preoccupante il quadro che emerge dall'indice regionale sul maltrattamento all'infanzia in Italia, curato da Fondazione CESVI, presentato nella giornata di mercoledì 11 maggio, che nell'edizione di quest'anno dedica un focus particolare all'impatto che la pandemia ha prodotto sulla sicurezza dei più piccoli. La Lombardia registra peggioramenti sia rispetto ai servizi di prevenzione e contrasto al rischio di maltrattamento all'infanzia, sia ai fattori di rischio, confermandosi l'ultima regione del nord Italia nel fronteggiare il problema del maltrattamento all'infanzia. L'indice analizza la vulnerabilità dei bambini nelle singole regioni italiane attraverso l'analisi dei fattori di rischio presenti sul territorio e della capacità delle amministrazioni locali di prevenire e contrastare il fenomeno tramite i servizi offerti. Negli ultimi 2 anni i disagi che i minori manifestano sono i più diversi, sicuramente è anche un po' il risultato della situazione della pandemia e quindi una situazione di restrizione sociale ma socio-psicologica, psicosociale mi viene da dire, no? Quindi nuove forme di disagi sono emerse, alcune forme di disagi sono molto ancora, come dire, erano latenti ma erano già presenti, quindi le richieste di aiuto vanno da una dispersione scolastica che insomma è una problematica che c'è sempre stata ma che si presenta con altre caratteristiche, con altre modalità, che può essere un aspetto positivo, un assenteismo costante, una difficoltà relazionale, no? Spesso in realtà i genitori e la stessa scuola osservano una difficoltà relazionale importante, una difficoltà di inserirsi nel gruppo o una trascuratezza, un costante ritiro di bambini piuttosto che degli adolescenti, no? E quindi una difficoltà ad essere impegnati in quelli che sono poi i compiti evolutivi degli adolescenti, dei bambini, e i compiti evolutivi anche proprio poi della famiglia, no? Del compito genitoriale. Dall'altro lato abbiamo invece problematiche che sono un po' più, potremmo dire, vecchie, no? Nel senso che ci sono un po' sempre state. Le nostre famiglie sono anche famiglie che hanno bisogno di un supporto da un punto di vista più sociale, no? E quindi emergono la difficoltà, fragilità familiari, di nucleo familiare, oppure fragilità genitoriali, trascuratezza,